Eccoci online, on air, o come cavolo volete voi ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di You Park Story. Scusate un attimino, era il momento di defiance, ma questo nuovo format devo ancora, l'ho chiamato così, ma non sono ancora convinto, però vabbè, me lo perdonerete. Oggi siamo in una finta live perché l'ospite di oggi ha orari strani, quindi lo sto registrando, però io sarò con voi, visto che sarà una premiere in chat con voi, quindi quello che volete scrivere, scrivete e guardiamo insieme questa oretta di intervista. Intervista che faccio a questo mio amico, si può dire, anche se ci siamo sentiti un sacco di volte, non ci siamo mai visti fisicamente. Questo è anche un po' il limite e anche il bello dell'online di oggi. Però vabbè, è un grande appassionato di parchi, ci conosciamo addirittura ancora prima che nascesse il progetto Parks and Fun, quindi sì, secondo me è un onore anche far venire prima di tutto chi mi conosce già da prima di essere questo personaggio che gira un po' per il mondo con la telecamera. Vi ricordo che per partecipare dovete essere iscritti al club, quindi se non siete ancora iscritti al club, parksandfun.com/newsletter, vi iscrivete al club e aspettate la mia chiamata per candidarvi. Per il momento le candidature ce le ho fino tipo a Pasqua, quindi per un po' sono a posto, però le storie interessanti le faccio scalare, tranquilli, tranquilli. Ma bando alle ciance, facciamo subito entrare in quel di Torino, mi sembra di ricordare. Diego, ciao Diego. Ciao, ciao a tutti. Ciao a Allora tutti. Diego, ho fatto un piccolo incipit perché appunto noi non ci siamo mai visti, forse è No, una prima volta che infatti. ci vediamo in faccia, a meno che io vedo te in faccia, tu mi vedi sempre magari nei miei video. Sì, esatto, proprio così. Però noi ci conosciamo ormai da, penso, 5 anni, vado a memoria. Sì, ci conosciamo da tanto e sì, sarà 5 anni, esatto, bravo, sì. Sì. Perché ovviamente eravamo insieme come utenti di un forum che c'era qualche anno fa, non so se esiste ancora, dove ci si scambiava. I primi social network erano i forum, quindi ci si Esatto, sì. scambiava informazioni sui parchi. Tu mi ricordo che eri un grandissimo e molto ferrato sul pezzo Disneyland Paris, poi ci racconterai il motivo anche, okay. E poi in qualche Certo. modo ti ho contagiato io Bravo, per con la fioco, Orlando, poi tu Orlando. hai contagiato tua moglie e poi siete andati a fare il viaggio che tutti vogliono più o meno fare, che ho fatto anch'io in viaggio di nozze. Ma partiamo dall'inizio, presentati un Sì. attimo e poi partiamo da dove nasce la tua passione e tutto il resto, vai. Sì, allora mi chiamo Diego e sì, sono di Torino, ho 31 anni e ho voluto appunto venire qua sul tuo canale per raccontare anch'io visto che hai dato questa opportunità con questo nuovo format, voglio raccontare la mia passione che ho più che altro per la Disney. Sono un appassionato di parchi, ma più che altro proprio per quanto riguarda la Disney, perché è una cosa che mi ha trasmesso mio padre da quando ero piccolino e quindi adesso ho appunto la Disney nel cuore, lo sto portando avanti, l'ho trasmesso anche alla mia ragazza che poi è diventata mia moglie e tutto insieme praticamente. E come hai detto tu, faccio anch'io. E Dimmi, ovviamente, dimmi. scusa, ti interrompo, ovviamente lo stai trasmettendo ai tuoi figli perché Bravo, esatto, sì. non saranno immuni da questa cosa, ecco. No, i miei bimbi adesso hanno praticamente 1 anno e mezzo. È solo che per questo cavolo di coronavirus non sono ancora riuscito a portarli a Disney, perché il mio obiettivo era portarli ancora prima che facessero 1 anno e niente, non ce l'ho fatta. Spero di portarli adesso che faranno poi per i 2 anni, però non si sa niente, perciò aspetto e via. Tranquillo, Quando tranquillo, si sai, potrà, li porterò. quando glielo racconterai sarai scusato, tranquillo, non penso che... E stavi dicendo, quindi appunto è partito tutto da lì, no? Allora, praticamente è partito tutto da quando avevo 3 anni, perché mio papà, quando ha aperto Disneyland Paris, quindi nel 1992, ha deciso di organizzare questa vacanza e di portarmi a Disneyland Paris. Ovviamente io non ho ricordi di quell'anno lì perché ero troppo piccolo, però è da lì che è iniziato praticamente tutto il sistema, perché i miei genitori, che loro erano. Cioè, non conoscevano, diciamo, il mondo Disney, perché anche giustamente quando uscivano i cartoni animati li guardavano uno sì, uno no, comunque non erano appassionati Disney proprio zero, però mio papà quando ha aperto il parco ha detto, andiamoci, proviamo, buttiamoci in questa esperienza, proviamo a portare
nostro bambino. È stato coraggioso, anche perché ma voi, cioè, lui era già un appassionato di questo mondo? No, prima, zero. Quindi non era ti ha proprio voluto... appassionato di niente. Lui è uno che gli piace molto il divertimento. Cioè, allora, quando diciamo che lui è fatto così sul lavoro, cioè quando deve lavorare, è così, diciamo che è proprio ferrato, non fa un sorriso, però quando c'ha i giorni di vacanza, allora lì si scatena e okay, si lascia proprio il divertimento assoluto. E allora ha detto: andiamo lì, proviamo a divertirci come pazzi e tutto. E mi ricordo, cioè non mi ricordo, ma lui mi ha sempre raccontato che il primo anno abbiamo sempre soggiornato on site a Disneyland Paris noi, e siamo andati al Disney Santa Fe. Il primo anno, quando avevo 3 anni, mi ha portato lì. E niente, è stato praticamente anche mio papà stregato da tutto il mondo Disney, da Disneyland Paris, che da lì, dopo quella volta lì, mi ha portato tutti gli anni, tutti gli agosti, quindi io facevo tutti gli anni le vacanze a Disneyland Paris, da quando avevo 3 anni fino a quando più o meno ne ho fatti 25, che poi ho iniziato ad andare con i ragazzi praticamente, quindi è da quando ho 3 anni che vado lì. Facevate quanti giorni a settimana? Un weekend lungo? Allora, facevamo 5 giorni. E adesso, allora, appunto, quando ero piccolino non mi ricordo più. Quando però comincio a avere i primi ricordi, che forse dalla prima elementare, quindi da quando avevo 6 anni, così, andavamo tutti gli agosti, facevamo sempre 5 giorni. E la cosa bella che mio papà comunque mi ha trasmesso è che lui ogni anno mi organizzava una sorpresa per andare a Disney. Cioè, io non sapevo mai che andavo a Disney, cioè me lo aspettavo, ma lui mi faceva pensare era, tutto. Infatti era nell'aria, perché ovviamente ormai era quasi una tradizione. Bravo. Però non era, esatto. Ok, so che il giorno X partiamo. Esatto, no, non sapevo mai che giorno si doveva partire, ma poi proprio lui mi diceva: quest'anno guarda, anche con la mamma abbiamo deciso di non andare, andiamo il prossimo anno, ti portiamo, che ne so, al mare, a Gardaland. Comunque è sempre stata una sorpresa, tant'è che me ne ho organizzate alcune incredibili. Una, per esempio, avrei il piacere di raccontarla, che ero piccolino e appunto ne ho due in realtà da raccontare. Comunque ero piccolino e lui ha detto... Allora, dovevamo praticamente fare questa vacanza e prendere il treno, che era un TGV, però io ero piccolino, non è che potevo pensare che mi portasse veramente a Disneyland Paris, e niente, dovevamo fare un viaggio, una vacanza al mare da qualche parte. E tant'è che allora prendiamo questo treno, e abbiamo passato tutta la notte praticamente sul treno, e poi quando siamo arrivati, in realtà siamo arrivati a Parigi, ma io... Lui mi nascondeva tutti i cartelli, faceva in modo di distrarmi che non vedessi niente, anche perché una volta arrivati a Parigi c'erano tutti i cartelli enormi con scritto Disneyland Paris, e lui ha fatto di tutto per distrarmi che non vedessi niente, c'era riuscito. Proprio quando passavo davanti a un cartello gigante mi diceva: guarda, prendi quello, guarda questo, e niente, quindi io non me ne accorgevo assolutamente. E tant'è che abbiamo preso poi la RER, che è la metropolitana, chiamiamola così, non lo so, il treno che porta da Parigi fino al Disney Village, quindi dentro il mondo Disney. E lì ero su sto treno e mi ricordo che veramente ero piccolissimo, avrò avuto 6 o 7 anni, e dicevo: ma papà, ma come mai qui non c'è un italiano? Perché io non c'ero proprio, c'ero un cascato quell'anno lì. Cioè, papà, diceva: inizio a capire, dopo ore inizio a capire che c'è qualcosa che non quadra. E poi a un certo punto diceva: ma poi sono tutti di colore, ma come mai non c'è neanche un bianco? Perché in combinazione erano tutti di colore su quel treno in quel giorno. E dicevo: cioè, sai, c'era qualcosa che mi diceva, c'è qualcosa che non quadra, no, qui. Però niente, quindi praticamente non riuscivo a capire cosa stava succedendo, e poi a un certo punto mi sono ritrovato all'interno del Disney Village. E lì la lampadina ti si è accesa, penso, no? a un certo punto. Lì sono proprio scoppiato, un'emozione incredibile. Mi ricordo che ero saltato in braccio a mio padre, in lacrime, ero proprio il bambino più felice del mondo, perché quell'anno lì proprio ci ero cascato in pieno. E quindi questa è stata una delle sorprese più belle in assoluto che mi abbia mai fatto, e penso che lo ricorderò per sempre, perché tutto questo viaggio organizzato, tutto questo non sapere, è stato veramente incredibile. E abbiamo passato 5 giorni incredibili,
Avevamo soggiornato al Disneyland Hotel, tra l'altro, quindi era stato proprio tutto magica la vacanza. Wow, grandissimo. Beh, allora, tanto di cappello a tuo padre, sì. Che è stato molto, invece, molto, molto bravo. Dimmi, invece c'è qualche altra sorpresa? L'altra sorpresa che volevo appunto raccontare è che appunto mio papà, noi siamo commercianti, abbiamo un negozio di abbigliamento, quindi comunque siamo impegnati tutto l'anno, poi durante le feste natalizie 7 giorni su 7, quindi comunque passavo poco tempo con mio papà, quindi quei 5 giorni di agosto per me era veramente, cioè per me non era andare in un parco divertimenti. Quando io andavo a Disney con la mia famiglia era sentirsi a casa proprio, era proprio una vacanza dove sentirsi a casa, e le emozioni, i ricordi più belli li ho proprio lì. E quest'altra sorpresa che mi ho organizzato era praticamente Pasqua, e avevamo il negozio chiuso 3 giorni, ma a mia insaputa, quindi io non lo sapevo, ero anche lì piccolino, però non mi ricordo l'età. Comunque il negozio aveva chiuso 3 giorni, e io invece sapevo, mio papà mi aveva detto che avremmo lavorato anche Pasqua e Pasquetta, perciò niente. Però lui mi aveva detto che sarei andato a Disneyland Paris con mia mamma, quindi cioè, questa volta il fatto che sarei andato a Disney lo sapevo. E mi faceva molto strano andare a Disneyland Paris senza mio papà, perché era poi lui proprio l'anima della festa, che mi trascinava in un'attrazione all'altra, mi faceva divertire, mi faceva proprio... Mia mamma certo mi seguiva, però era mio padre quello che mi ha trasmesso proprio questa passione. E quindi niente, parto, mi ricordo da Casella, Torino Casella, all'aeroporto, arriviamo a Charles de Gaulle con mia mamma e arriviamo a Disneyland Paris. E niente, il primo giorno l'ho passato tutto all'interno del parco, niente, mi divertivo e tutto, però mi mancava qualcosa, perché veramente non avere mio padre in quel posto lì era quasi dispiaciuto essere lì da un lato. E tant'è che a un certo punto mia mamma mi ha detto che lì sei anche un po' fregata, perché mi ha detto: guarda, se vuoi vai vicino alle Big Thunder Mountain, che noi le abbiamo sempre chiamate le montagne rocciose, che dovrebbe arrivare un tuo amico di Cirié, che è appunto il paesino dove abito, in provincia di Torino, e che ci ha contattato, e così vi potete incontrare lì, così almeno non sei da solo, passi qualche giorno con questo tuo amico. L'idea era buona, ecco. No, l'idea era molto buona, anche se si è un po' fregata, perché comunque mi ha messo il punto interrogativo, che forse poteva adesso, col senno di poi, poteva evitare di dirmelo, perché... sarei rimasto, cioè in quel momento lì mi aspettavo qualcosa, ecco. E fatto sta che poi questo mio amico, sede che era in ritardo, mi ha detto: guarda, ancora un po' di tempo per andare dove vuoi, allora vado sull'attrazione di Indiana Jones. E mi ricordo che ho fatto tutta la coda, ero arrivato praticamente nel momento di entrare dentro il vagone di Indiana Jones. E in quel momento lì vedevo uno da dietro che praticamente ha scavalcato tutta la coda, cioè chiedeva permesso a tutte le persone, che però lo sentivo che c'era qualcuno dietro che si stava facendo tipo, non casino, ma che si stava cercando di andare avanti con la coda, ma non sapevo chi era. Fatto sta che io mi sono seduto nel carrello di Indiana Jones, nel vagone, tiro giù la protezione. Le protezioni, sì. Le protezioni, e di fianco chi mi trovo? Mio padre, che praticamente aveva scavalcato tutta la coda e aveva praticamente i colbacchi, si usavano quei capelli con tutto il pelo, quindi era tutto coperto, non si vedeva niente, aveva solo gli occhi di fuori, che aveva fatto tutto in modo da mimetizzarsi, che io non lo vedessi. Io me lo sono trovato proprio di fianco già sul vagone, cioè non mi sono accorto di niente prima, e quindi l'attrazione parte di Indiana Jones e io lo guardo, e anche lì avevo il cuore a mille, le lacrime agli occhi, non capivo più cosa stava succedendo, ed è stata anche lì una sorpresa pazzesca, anche quella. Abbiamo passato solo 3 giorni, ma incredibili. Grande, bello. Bello. Quindi tu praticamente hai visto e hai vissuto anche l'evoluzione di tutto Disneyland Paris, perché abbiamo stato magari i primissimi anni, quando ovviamente non hai i ricordi, perché 3-4 anni difficilmente riesci a ricordarti qualcosa già oggi. Però diciamo da quel periodo lì che tu mi stai raccontando queste storie in poi, adesso hai vissuto tutta l'evoluzione che c'è stata, esatto, di, sì, Disneyland Paris, quindi il nuovo parco, piuttosto che tutte le varie novità che ci sono state negli anni. Infatti... E quindi ci sarà sicuramente un qualcosa
che ti manca, perché anche negli anni hanno tolto, messo spettacoli o show, c'era un qualcosa che quando hai detto no, cavolo, quella cosa lì mi piaceva così tanto, invece non c'è più. Io ho proprio visto e mi ricordo tra l'altro tutto quello che è successo a Disneyland Paris, ogni anno, ogni anniversario, ogni spettacolo, tutto quello che, tutta la trasformazione del parco, dagli spettacoli serali agli spettacoli nei teatri e tutto. Mi ricordo addirittura quell'anno che avevano addobbato tutto il castello in stile il Gobbo di Notre Dame. Che era, Sì. adesso non mi ricordo l'anno in cui è uscito il film del Gobbo di Notre Dame, non mi ricordo l'anno, sono sincero. Comunque, sì, ho visto tutta l'intera evoluzione e sì, ci sono delle cose che mi mancano molto. Per esempio, io mi ricordo che mi era piaciuto tantissimo e avevo visto per diversi anni di seguito, perché l'avevo lasciato per diversi anni, lo spettacolo di Mulan che lo facevano a Discoveryland. Dentro quel teatro arcade, come lo chiamano, Sì. ecco, quello lì mi piaceva moltissimo Che come poi è poi spettacolo. andato in disuso quasi, perché sostanzialmente Sì, c'è il quick esatto. service, il ristorante quick service e niente più. Sì, Che poi invece no, esatto. è un È grandissimo andato in teatro, disuso. è molto molto bello, ecco, un po' un È peccato. molto bello. Dopo Mulan avevano messo, ma dopo un bel po' di anni, avevano messo il Re Leone lì per un po' di anni, però da Mulan al Re Leone sono passati diversi anni dove era andato praticamente in disuso. Comunque mi ricordo quello spettacolo, al Charapel Theater invece a Frontierland mi ricordo tutti gli spettacoli che hanno fatto e anche lì ho dei bellissimi ricordi dello spettacolo di Tarzan e lo spettacolo di Pocahontas, erano veramente fatti benissimo, proprio bene, be belli, 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 voto 10, proprio veramente eccezionali. Non sono mai riuscito ad andare in quel teatro lì, l'ho sempre trovato chiuso per manutenzione, In o quegli anni lì, in costruzione perché l'hanno demolito e ricostruito sì, recentemente, ecco, esatto. quindi è No, stato un in quegli anni po'. lì, quel teatro lì era sempre pieno e funzionava sempre. Poi almeno io andavo ad agosto, quindi in qualche modo era sempre praticamente aperto quel teatro. E quegli spettacoli me li ricordo moltissimo. Mi ricordo un'attrazione vecchissima che praticamente era dove adesso c'è Buzz Lightyear, Ah, che è bellissimo, so di cosa stai parlando. Vai, bellissimo. vai, racconta. Tu l'hai vista? Io Io non ci sono arrivato, l'ho purtroppo. vista tantissimi anni e allora quell'attrazione lì si chiamava, Mi adesso mi scappa anche a me, sfugge, sinceramente. Adesso poi lo non Giulio scriverò. Verne, ma una cosa Sì, tipo. comunque dedicata a quello. Perché la zona di Discoveryland, dobbiamo raccontare anche per contestualizzare la cosa, che c'è a Disneyland Paris, è l'unica area futuristica che si chiama Esatto, Discoveryland, ok? sì. Quindi proprio cambia il nome rispetto a tutte le altre land di questo tipo, degli altri parchi Disney, e hanno voluto omaggiare un po' appunto il viaggio dalla Terra alla Luna di Giulio Verne. Infatti è un po' tutto in quello stile lì, anche un po' steampunk, se vogliamo raccontarla come l'hanno definita loro nei Esatto. documentari su Imagineering Stories. E c'era questo show dove adesso appunto c'è l'attrazione di Buzz Lightyear Mi è che venuto in era mente Visionarium, visionario. Visionarium, Ecco, bravo, bravo sì. Diego. Sì, Ma era cos'era, uno quello. show, un'attrazione? Raccontaci un po'. Era uno show, cioè per l'epoca che ho aperto, insieme all'apertura del parco, credo, quindi nel 92, secondo me era qualcosa di iper innovativo. Era uno show a 360 gradi, quindi nel senso che avevi lo schermi tutto attorno, Sì, il questo. Circle Vision, che c'è anche Esatto, Epcot, Circle sì. Vision, esatto. Tu eri in piedi, infatti era strana come cosa perché questo teatro, tu eri al centro di questo teatro che era praticamente sì, un cerchio, era un Circle Vision, e eri in piedi, avevi le cuffie dove potevi metterti la tua lingua, quindi l'italiano, e praticamente viaggiavi praticamente nello spazio attraverso l'invenzione, credo, di Giulio Verne. Che aveva inventato una macchina del tempo per poter volare all'interno Del tempo volare nel stesso. tempo praticamente, Sì. esatto. Quindi ho dei vaghi ricordi perché è un'attrazione che comunque hanno tolto dopo un po' di anni e quindi ce l'ho proprio lì, però comunque era qualcosa di incredibile. C'era questo robottino era un animatronic, giusto, si dice così. Che secondo me per l'epoca era già iper avanzato, che si muoveva tutto e che ti parlava e faceva simulava appunto questo viaggio nel tempo.
E ti portava nel Medioevo, quindi tu praticamente devi finire nel Medioevo, poi andavi addirittura nel tempo della preistoria, poi andavi nel futuro. Era qualcosa di incredibile come attrazione, secondo me è pazzesca, davvero pazzesca, soprattutto se pensiamo che aveva aperto nel 1992, o forse se dico una cavolata qualche anno dopo, comunque una delle prime attrazioni nate a Disneyland Paris, era secondo me qualcosa di incredibile. Tu pensa, E poi vabbè, ti racconto un piccolo dimmi. aneddoto, ti interrompo un attimo, che è il primo prototipo di Circle Vision, che si chiama la Circarama, ok, era stata anche fatta per Disney, cioè costruita Disney in persona, cioè non lui con le mani, comunque la società, per un expo che c'è stato a Torino. Infatti se tu vai a vedere la storia dell'expo che è Ah, stato a Torino, mi sembra negli anni sì. 50 o 60, mi sembra che appena dopo che ha aperto Disneyland in California, quindi parliamo degli anni 60, c'era un Silkorama, ok, proprio piccolino, molto più piccolo come dimensioni, che era sulle invenzioni tecnologiche del tempo, forse dedicato alla Fiat, o qualcosa del genere. Se lo vai a cercare, lo trovi anche su Ah, Wikipedia, non lo sapessi, allora su Wikipedia andrò lo sicuro. trovi, che era nella zona dove c'è quella che poi è rimasto un pezzo di binario di monorotaia. Che c'è a Ok, Torino, se sei presente dove c'era un pezzo, beh, lo avevo presente, sì. era in quella zona lì, era in quella zona lì. E tutte Ah, le volte che passo di incredibile. lì dico, oh, guarda, siamo a Orlando, c'è la monorotaia. Vabbè, niente, scusate la Eh sì. parentesi, però vabbè, No, 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 è era vero. un'innovazione ai tempi, ma l'aveva anche negli anni 90, uno spettacolo del genere. A me spiace che l'abbiano un po' tolto, sinceramente, perché Sì, hanno tolto secondo il me anche. significato di questa band, che invece era molto ben definito, ecco. No, guarda, guarda, era qualcosa. Veramente era spettacolare perché era diverso da tutto, era bello, era molto. Magari adesso sarebbe sicuramente stato da rivedere perché ovviamente la tecnologia è andata avanti, però era veramente eccezionale. E Vabbè, tra sì. l'altro tu prima mi hai detto, hai visto Vai, vai. l'evoluzione di Disneyland Paris nel tempo, effettivamente mi hai riportato alla mente una cosa, quando ci sono stati un po' di anni, forse un po' di anni. Io sono andato forse per 10 anni di fila al Disneyland Hotel perché la mia vacanza era quella, quei 5 giorni appunto con la mia famiglia. Adesso, quando vado a Disneyland Paris, di solito vado sempre al Sequoia, non sono mai più andato, anche perché ha raggiunto prezzi eccezionali, Sì, incredibili. Però infatti. allora era già carissimo, però comunque si riusciva No, ad andarci. era più abbordabile, per qualche notte era più Era molto più abbordabile. abbordabile. Adesso E è. no, adesso è veramente incredibile. Il prezzo è assurdo. E comunque abbiamo visto, praticamente noi che soggiornavamo sempre a Disneyland Hotel, avevamo trovato un metodo, un modo che non, in teoria non si potrebbe dire e non si poteva fare, per vedere i lavori di costruzione degli studios. Dalla piscina del Disneyland Hotel, io e mio papà praticamente scappavamo e non ci facevamo vedere Dai dai cast member, dalla cast member. sicurezza, sì. Esatto, dalla sicurezza, non ci facevamo vedere dai cast member dalla sicurezza, praticamente ci inoltravamo in mezzo degli alberi, salivamo su una collinetta, quindi assolutamente non si poteva andare, e da questa collinetta in alto vedevi tutta la costruzione degli studios e tra l'altro si vedeva alla perfezione tutta la struttura del tracciato degli Aerosmith. Quindi vedevo tutti il giro della morte, tutto praticamente la completa struttura dell'attrazione del rock and roll Aerosmith, e si riusciva a vedere alla perfezione. Quindi noi andavamo praticamente ogni anno andavamo lì a vedere il proseguimento dei Sì, lavori. perché mi sembra di ricordare che hanno costruito prima il tracciato e poi il capannone intorno. Mi sembra di Sì, ricordare prima il tracciato, per. perché noi vedevamo Sì, proprio il sì, sì. tracciato completo, perciò avevano proprio fatto così. Quindi facevate gli umarell, come si dice da queste parti, quelli che guardano i cantieri con le mani dietro, no? Per Bravo, bravo, sì. Sì. andare a sbirciare. Però vabbè, poi la tua passione non si è fermata a Disneyland Paris, no? No, non si è Come sei fermata lì. Ecco, arrivato a convincere la tua ragazza, allora e poi moglie, diciamo che anche con lei, tanto faccio in fretta, praticamente ci siamo fidanzati e tutto, e ho deciso di trasmetterle la mia passione per la Disney. E ovviamente il posto dove dovevo portarla, il primo posto era ovviamente Disneyland Paris, proprio perché
cioè il mio cuore, vabbè, cioè, è era quello il mio parco. casa tua, anzi, ma Casa mia. ultimamente scusa, facciamo un passo indietro. Ma tutti gli anni che andavate, visto che andavate sempre a Disneyland Hotel, ormai vi conoscevano? Noi ci conoscevano e addirittura un anno, cioè, guarda, faccio fatica a raccontarlo perché un Vabbè, anno alla reception che vedi c'era. tu se si può raccontare bene, se No, no. lo racconto, ma guarda, è da vergognarsi quello che sto per dire perché praticamente alla reception per 2 anni di fila c'era questo signore che sempre ormai ci conosceva veramente, eravamo di casa. E allora, visto che anche sapeva che saremmo tornati anche l'anno dopo, ci ha detto: guarda, io vi faccio questa promessa, non so come mai, magari era uno importante, poteva farlo, vi faccio questa promessa. Se voi il prossimo anno verrete di nuovo al Disneyland Hotel, voi avrete al prezzo di una standard una suite. Ma non era una cosa vera e propria, scritta. Cioè, e cosa è successo l'anno dopo? Io sono andato a Disneyland Paris sempre con i miei genitori, ma anche con degli amici che ovviamente abbiamo dovuto, sai, Abbassare il budget. risparmiamo, abbiamo detto abbassiamo il budget, siamo andati al Sequoia e la suite. Non l'ho Non l'hai mai vista. vista. La suite non l'hai mai vista. Comunque, Vabbè. e niente, comunque sì, eravamo di casa praticamente al Disneyland Hotel in E quindi hai quegli anni. dovuto portare anche la tua ragazza. Nel 2015 mi sono fidanzato con la mia ragazza, che adesso appunto è mia moglie, e ho voluto trasmettergli questa passione per la Disney, e portandola a Disney esattamente come aveva fatto mio padre. Quindi gli ho organizzato una sorpresa. Gli ho detto che andavamo da un'altra parte, Incappucciata. esatto. No, praticamente siamo partiti con la macchina e gli ho detto che saremmo andati a Verona, perché non mi ricordo più perché, dovevamo andare 3 giorni a Verona. E a un certo punto, non so come ha fatto a non accorgersi, ho preso ovviamente la strada per Aosta, e andavo su al Monte Bianco. E a un certo punto ero quasi sotto il Monte Bianco, in mezzo alle montagne, un freddo della Madonna, e lei non si era ancora accorta di nulla. E quindi dicevo: ma che cazzo! E lei era convinta di andare a Verona. Allora, sono arrivato quasi ai piedi del traforo, ho detto: beh, ovviamente adesso glielo devo dire perché, cioè, andiamo in Francia. E allora ho parcheggiato la macchina un po' prima del traforo, gli avevo dato tipo una lettera con scritto tante cose e la mia sorpresa per Disneyland Paris. Abbiamo poi appunto viaggiato tutta la notte, siamo arrivati a Disneyland Paris, mi ricordo erano le 8 del mattino, quindi orario perfetto per poi iniziare ad andare nel parco. Sì, però con 10 ore di guida alle spalle. Bravo, esatto, 10 ore di guida, però avevamo un'adrenalina perché io, che comunque gli stavo organizzando una sorpresa, quindi lei non sapeva niente, avevo proprio un'adrenalina fuori dal Beh, normale. E certo. lei ovviamente quando ha saputo della notizia che sarebbe andata a Disneyland Paris, che lei non sapeva neanche cosa fosse, però io ne avevo parlato tanto, gliel'avevo raccontato più o meno quello che ho raccontato a te, però gliel'ho fatto a fette io con Beh, ovvio. questa Disney, e avevamo talmente un'adrenalina pazzesca che siamo andati lì alle 8 del mattino, dopo aver guidato 10 ore, siamo poi andati a dormire a mezzanotte, quindi cioè, proprio eravamo troppo energici. E gli ho trasmesso tutto quello che mio padre aveva trasmesso a me in tutti quegli anni, io gliel'ho trasmesso in quei 3 giorni alla mia ragazza, Proprio quindi tutto condensato. insieme, un concentrato, che lei è tornata di lì uguale a me, malata di Disney uguale a me, proprio perché ormai l'avevo stregata. E da lì intervieni tu, perché ci sei anche tu in questa storia, era appunto il 2015, nel 2016 ci siamo sentiti su questo forum e poi tu hai fatto il viaggio a Orlando, Sì, guarda, nel 2016 l'hai 2017. fatto, no? Il 2017 Beh, ne avevo gennaio. già fatto uno prima, quindi quando scrivo sul forum ero già il mio Sì. secondo viaggio, quindi ero già un pochino informato. Tu chiedevi informazioni, poi io sono partito per 2017 quando è iniziato Parks and Fun, e da lì ci siamo sempre sentiti abbastanza assiduamente perché tu hai deciso di Esatto. organizzare il viaggio di Sì, io nozze, no? ho visto i tuoi video di Orlando e da lì ho deciso di organizzare il mio viaggio, che non è stato il mio viaggio di nozze. Perché il mio Ah viaggio no, di no, è vero, è nozze vero. il mio È viaggio di stato nozze è stato prima, l'anno no? dopo. È stato l'anno, Ah, esatto, infatti. il viaggio in Florida è stato l'anno prima, anche se adesso quando la mia ragazza vedrà questo video mi ucciderà, ma per me è stato quello il viaggio di nozze, cioè non dovrei dirlo, quando vedrà questo video mi ucciderà, ma per me è stato il viaggio più bello della mia vita, sono sincero, perché l'ho organizzato io dalla A alla Z, è stato un on the road, perché è stata pazzesca sia la Florida e poi Orlando, tutto la magia Disney per me lì, in quel modo che era un altro mondo rispetto a Disneyland Paris,
per me è stato veramente il viaggio più bello della mia vita, davvero. E quindi, davvero, per me è stato più bello del mio viaggio di nozze. Io no, su questo no, non ho dubbi. E appunto nel 2016 ci siamo cominciato a guardare i tuoi video, ti ho contattato, mi sono informato un po' su tutto e ci ho messo un anno intero per organizzarlo, un anno intero ci ho messo e mi divertivo, ogni sera mi guardavo qualcosa. E prima ho guardato tanto della Florida per vedere anche appunto dove soggiornare, gli hotel, che tour fare, cosa andare a vedere, e poi ci ho perso non so quanti mesi dietro a Disney World, perché poi grazie ai tuoi consigli anche i ristoranti che devi prenotare, cioè per me era una cosa assurda, prenotare i ristoranti 180 giorni prima per andare a mangiare dentro un ristorante della Bella e la Bestia, cioè quando me l'avevi raccontato io ho detto ma questo qua è scemo, ma dice, ma cosa sta dicendo, cioè Anzi, io per andare a mangiare dentro. e se ti sbagli a non prenotarlo così tanto prima, non trovi posto proprio. Esatto, cioè assurdo. Cioè, io 180 giorni prima mi ricordo che la mia ragazza, chiamiamola mia moglie, dai, perché ormai è mia moglie, mi diceva: ma cosa stai facendo? Devo prenotare il ristorante, adesso vediamo che orario prendo, magari prendo le 3 del pomeriggio per mangiare la bella bestia. E mi diceva: ma tu sei fuori di testa. Ma perché tipo, veramente, era 6 mesi prima di partire, mi diceva: ma tu stai pensando al ristorante, ma pensa a organizzare la vacanza, anzi, pensa a lavorare, mi avrà detto. Cioè, no, io ero lì a computer. Tutto schedato, check-in, dove andare a mangiare, Epcot, tutto, è una cosa incredibile. Poi mi ricordo i Fast Pass, quando si erano sbloccati i Fast Pass a 60 giorni, perché io ho soggiornato a un site nell'hotel della Sirenetta, dove sei Dove stato sono anche stato tu, anch'io l'anno quest'anno, l'anno scorso. esatto, The Art of Animation. Quando sono sbloccati i Fast Pass, quindi 60 giorni prima esatti all'una, io Sì, non ho neanche perché lui... mangiato, sono andato a No, casa. neanche io. Ho aperto il computer e mia moglie mi fa: cosa stai facendo? Io non mangio. Io te lo dico, non mangio fin quando non mi prenoto i 7 nani, non mi alzo di qua. Boh, così è stato. Cioè, è stato incredibile. Grazie. E poi, ripeto, incredibile, ma grazie. Cioè, tutto è stato possibile anche veramente ai tuoi consigli, perché chi deve andare a Orlando e non è informato può anche evitare di andare, per me, perché altrimenti butti via i soldi. Se tu pensi di andare lì e vuoi andare a vedere il Magic Kingdom, ti prendi il biglietto quel giorno, magari arrivi alle 2 del pomeriggio, cioè è assurdo. Se vuoi andare a Orlando, veramente bisogna seguire Davide, il suo No, canale, che vabbè, ti saprà dire tutto. richiede un po' di pianificazione, anche se io continuo, Sì. dico sempre, pianificare sì, ma non troppo, non ogni secondo della giornata, perché è anche bello perdersi Beh, e farsi un attimino ammaliare da quello che, da quello che propone. Però sì, è posso dire che ovvio. ho creato dei mostri. No, no, è ovvio. Poi certo, una volta che sei lì ti devi, cioè, ti lasci andare ovviamente, cioè, non è che segui la lettera quello che magari ti sei progettato, perché altrimenti non avrebbe senso, però è ovvio che se tu vuoi mangiare 60 giorni prima nel ristorante della Bella Bestia, magari se tu ti organizzi prima riesci a farlo, altrimenti magari rischi di andare lì, vai dall'altra parte del mondo, arrivi lì e non puoi farlo. Quindi. No, E quindi. assolutamente. Infatti, io dico sempre i must do, cioè quelle cose che assolutamente tu vuoi fare prima di tornare a casa, devi programmarle, così almeno non rimani deluso. E certe cose richiedono una pianificazione anche di 6 mesi. Sì, Quindi, non è, cioè, pazzesco. fra 6 mesi non devi solo decidere dove andare a mangiare e a che ora, No, no, ok? Ma pazzesco. quindi vuol dire che quel giorno lì hai già deciso che sei in quel parco lì, no? Oltretutto, E che. hai già deciso anche che attrazioni magari fare, perché hai già magari poi gli orari con i fast pass a 60 giorni. Quindi è veramente la tua giornata è già un po' organizzata. Poi è ovvio che quando sei lì fai cosa vuoi, perché poi ti puoi sbizzarrire, però veramente è un'organizzazione pazzesca. Comunque, nel 2017 facciamo questo mega viaggio e è stato veramente bello, non solo Orlando, ma anche la Florida. Ho visto dei tramonti, delle cose, dei panorami Sì, spettacolari. mi hai girato un po' di foto, vado a recuperare Sì. dove le foto che mi hai dato dei tramonti. Infatti ti ho detto poi ieri sera, ma sono ritoccate? Tu, no, no, queste sono come le ho fatte, No. te le ho mandate, no? E detto, tipo questa, ok, che è spettacolare, anche io Sì. ne ho qualcuno anch'io così, vabbè, questo è Key West, Questo è Key West, no, è qualcosa, questo è di nuovo Key West, esatto. Non so, vuoi raccontarci un po' di questo viaggio, come vi siete, Sì. cosa avete fatto, che giro avete fatto? Allora,
Allora, praticamente siamo atterrati a Miami e da lì è iniziato praticamente il nostro on the road. A Miami abbiamo fatto 2 giorni, abbiamo fatto giusto Miami Beach, la spiaggia, ma è forse la città è la cosa che ci ha deluso un po' di più di tutto il viaggio. Infatti, da un lato il bello è stato che è stata la prima cosa che abbiamo fatto, quindi siamo andati in crescendo, no? Perché siamo partiti da Miami, che è la cosa che ci è piaciuta di meno, e siamo finiti a Orlando, quindi è stato bello anche per questo. Però comunque a Miami abbiamo visto l'Everglade, abbiamo visto quello che stai mandando adesso in onda, è l'Hard Sì, Rock Cafe, che si trova al Bayside Marketplace di Miami, che è questo centro commerciale molto bello. sul porto, Quindi diciamo, è un sul porto porto, prettamente esatto. turistico dove partono tutti questi giri. Io vado Esatto. sempre, è molto, molto Sì. carino. Sì, E questo sì. infatti è la cosa che mi piace di più di Miami, questa, il Bayside Marketplace. Se dovessi tornare a Miami per qualche motivo andrei di nuovo a vederlo, perché effettivamente è molto bello, molto commerciale, molto bello. E da lì poi abbiamo noleggiato la nostra macchina, abbiamo iniziato il nostro on the road. E la prima tappa che abbiamo fatto sono state le Everglades, esatto, bravo, la foto che mi hai mandato prima. Questa che invece stai mandando in onda, ecco, queste qua sono le Everglades. Sì, le Everglades sono così, ragazzi, fidatevi, che Sì, sono proprio palude. sono queste paludi, abbiamo visto anche i coccodrilli, quelle cose lì. Comunque è stata un'esperienza carina. È ovvio che ad agosto, col caldo che faceva all'interno dell'Everglade, siamo stati, mi ricordo, forse un'oretta basta, perché Sì, non sì, abbiamo sì. fatto nient'altro perché faceva troppo caldo. Sono quelle cose da spuntare. Meno male che poi c'è il mare, c'è un Esatto. mare bellissimo, perché è il Ecco, Mar dei Caraibi sostanzialmente. Questo qua è un paradiso e si chiama Baia Onda State Park. Questa è una delle spiagge di Baia Onda State Park, che si trova praticamente lungo la strada che da Miami ti porta praticamente a Key West, e quindi attraversi questo ponte. Famose perché c'è questo ponte, aspetta no, sto spoilerando però scusate, c'è questo ponte interrotto, ok? E io ho una foto serale di questo ponte interrotto dove c'è il sole che praticamente Sì. cioè, è qua in mezzo, proprio Sì, attraversa qua in mezzo, è bellissima. incredibile. Sì, quella deve Sì. essere forse la vecchia ferrovia, oppure è un Sì, ponte comunque che la portava vecchia ferrovia, la vecchia ferrovia. È stato magico anche appunto quella tappa lì, è stata incredibile, molto 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 bello a Baia Onda, l'acqua incredibile, c'erano le alghe, però rendeva proprio tutto proprio molto molto Sì, natura, molto bello. molto E bello. poi abbiamo raggiunto Key West, dove appunto sono iniziati i nostri tramonti, perché abbiamo visto, ecco, questo che sta inquadrando è un cocktail che abbiamo visto, che abbiamo preso sorseggiando davanti a un tramonto. E Cioè, Key Key West, West c'è la Sunset Celebration tutte le bravo, sere nella piazza principale, è molto bello. esatto. Noi siamo stati 2 giorni a Key West, e il primo giorno siamo andati proprio nella piazza principale, che si chiama Mallory Square, dove abbiamo visto quel tramonto che hai mandato in onda prima con la barchetta. Ed è stato incredibile, praticamente tutte queste persone che aspettavano il saluto al sole, la Sunset Celebration, e che quando poi il sole è praticamente scomparso, tutti abbiamo fatto un applauso, è stato bello, proprio una bellissima No, no. esperienza. L'ho fatto anch'io, è qualcosa che se non... come tante, quasi tutte penso le esperienze così un po' diverse dal solito, perché non è niente di Certo. particolare, però se la vivi comprendi veramente che cos'è. Ecco, dici, ma come? Applaudono Esatto. al sole che è tramontato. Sì. Che poi tra l'altro il sole lì è enorme, sembra gigantesco, sembra che ti abbraccia, è proprio, proprio veramente bello. E poi mi è piaciuta proprio Key West, proprio tutta questa cittadina con questo stile vittoriano, questo bello, proprio mi è piaciuto tutto. Ecco, queste qua sono tutte un esempio di tutta la via principale, che era fatta tutte queste casette in legno, tutte colorate, bello, bello, bello. Cioè, dovessi tornare in Florida per andare a Orlando, tornerei sicuramente a Key West, sicuro, magari anche un giorno in più, perché io ci sono stato bene, proprio bene, È bene, bene, anche bellissimo. lontano perché da Miami no, la Sì, strada non è lontano. tanta. Il problema è che c'è una strada sola, il limite di velocità è molto basso in certi punti e ci vogliono 3-4 ore Esatto, sì. per No, no, è molto arrivarci. lunga, è molto lunga. E tra l'altro, il secondo giorno che siamo stati a Key West, dovevamo sempre andare di nuovo al Mallory Square per vedere il tramonto, perché c'era un cielo ancora più bello del giorno prima.
Ma abbiamo sbagliato strada, cioè nel senso che praticamente invece di finire al Mallory Square siamo finiti dall'altra parte di un palazzo che nascondeva la visuale, cioè non sapevo cosa c'era al di là di questo palazzo, siamo finiti dall'altra parte e siamo finiti in questo posto, in questo pontile lungo, che mi ricordo ancora, mi sembra che si chiamava Sunset Pier questo ponte, ed era questo pontile in legno che si andava nell'oceano. Per circa 300 metri, e dove lì potevi appunto, quindi eri praticamente tu e il tramonto, perché lì non c'erano piazze, non c'erano altre persone, c'era Sì. solo questo lungo pontile con questi tavolini dove potevi veramente mangiarti un panino e tutto. E lì è stata, come dicevi tu prima, una improvvisata, no? Una di quelle cose che assolutamente non avevi programmato, perché io dovevo andare a Mallory Square, sono finito su questo pontile che andava 300 metri nell'oceano, avevo il sole che mi tramontava davanti. È stato magico. Bello, bello, molto, molto, molto bello, mi Quella foto piacerebbe sapere. invece, bello, bello. Quella foto che invece stai mandando in onda adesso, ecco, quella è stato il tramonto più bello che ho visto in Florida. Lì sono a Naples in quel momento. E è stato forse il giorno più bello di tutta la vacanza per quel tramonto, perché è stato un giorno dove era iniziato molto, tutto molto triste perché è l'unico giorno che ha piovuto in 18 giorni di vacanze in Florida ad agosto. L'unico giorno che ha piovuto è stato quel giorno lì. E noi eravamo su quel pontile lì, su quel molo, proprio al fondo, e è venuto fuori questo temporale. Noi, ovviamente, come degli imbecilli, eravamo sul molo. Non è che se ne siamo andati rintanati nelle case, no, siamo rimasti sul molo tutto il tempo. Ci siamo visti questo temporalone che è durato un'ora. E quindi eravamo un po', è stato da un lato bello perché lì sul molo, sai, c'era quell'atmosfera che, boh, No, no. quell'adrenalina, quell'avventura. E tra l'altro, durante il temporale, eravamo proprio al fondo del molo, ci è saltato davanti un delfino, proprio ha fatto proprio sembrava un'esibizione fatta apposta per noi, perché è stato incredibile come ci è saltato proprio davanti in quel punto dove eravamo noi. E da lì in poi è scomparso il temporale, sono andate via le nuvole, è venuto fuori questo tramonto che davvero, questo qua lo ricorderò per tutta la mia vita, in foto non rende niente in base a veramente come viverlo, e era tutto completamente rosso fuoco, tutto una cosa incredibile, incredibile, cioè. Sì, perché poi il tramonto si rifletteva sia sull'oceano che anche sulle nuvole che erano molto basse, ancora presenti nel Tutto, temporale. Quindi c'era questo doppio effetto sì, di rifrazione è stato incredibile, veramente, che veramente lo rendeva. incredibile. E Quindi poi avete fatto Miami, Key West, siete abbiamo tornati fatto su. Miami, abbiamo fatto Key West, poi siamo andati a Naples, che è appunto dove è questa foto qua, e da Naples poi siamo andati una piccola tappa a Sarasota e poi siamo andati a Clearwater Beach. Bellissimo, Clearwater Beach è Bellissima, fantastico. bellissima, bellissima, e anche lì abbiamo visto un altro tramonto. Infatti è stata la vacanza perfetta. Io Scusa, la cos'è? chiamo la Qu vacanza qu è perfetta. questo? È questo o questo è ancora Naples? Questo qua è Clearwater Beach, esatto. Infatti, ho riconosciuto il pontile, ho riconosciuto. Sì, esatto. Questo è stato un altro tramonto incredibile. Poi, tra l'altro, Clearwater mi è piaciuto proprio il posto, proprio molto, molto bello, le Questa spiagge. spiaggia bianca. Molto grande, quindi c'è Sì. molto spazio. E Clearwater, infatti, lo dico anch'io nel video che ho fatto per il viaggio che abbiamo fatto in camper ormai 2 anni fa. È molto bello, però è molto per i locali, cioè nel senso anche Sì. pochi americani vanno a Clearwater Beach. E quindi andarci noi come europei è ancora un vantaggio in più perché vedi veramente un posto turistico. Per gli americani, ma neanche così tanto turistico, nonostante sia un posto stupendo, perché sì, Sì, ok, è hai turistico, ragione, vai hai lì, ci sono le ragione. classiche cose turistiche, però non è molto commerciale, No, cioè è vero, non è Key West, non molto. è Miami, non è vero, è vero, hai ragione. Non è molto commerciale, è vero, è No, molto, ricordiamo molto che bello. è diciamo in zona Tampa Bay, quindi da Orlando sono circa 1 ora e 40, circa meno, 2 ore scarse, Esatto. diciamo, dipende un po' dal traffico che becchi a Tampa. E quindi, ad esempio, io sono andato in giornata, Certo. le volte che ero a Orlando sono andato a farmi una giornata al mare a Clearwater, perché secondo me la costa ovest della Florida è migliore perché sei all'interno del Golfo, quindi hai un clima, forse l'acqua è 2 gradi in più dell'oceano, però è sempre freddina, Sì, sì, ok? sì. Però sì, hai. E poi vedi il tramonto che sulla costa est ovviamente non vedi.
Appunto, infatti, io, ecco, avevo organizzato e letto tutto per un anno, ma l'unica cosa a cui non avevo pensato è che appunto il tramonto era in quella costa lì, cioè io proprio non ci avevo pensato, avevo preso come riferimento quella costa perché volevo andare a Clearwater proprio. E meno male, perché davvero, altrimenti mi sarei perso questo spettacolo. No, molto E molto molto poi da bello. Clearwater è iniziata la nostra vacanza 2.0 a Orlando, perché è stata, io le chiamo infatti una vacanza nella vacanza, sono state due vacanze quelle, cioè una vacanza in Florida e una vacanza a Orlando. Sono proprio esattamente due vacanze. E a Walt Disney World mi hai detto appunto che avete alloggiato l'Art of Animation dove ho alloggiato anch'io. E quanti Sì. giorni avete fatto? Abbiamo fatto dentro Walt Disney World 8 giorni. 8 giorni dentro Disney World. Wow, che è il mio Natale che consiglio sempre Sì. anch'io. Solo dentro Disney World, perché poi abbiamo fatto un giorno in Universal, quindi saremmo stati 9 giorni a Orlando, ma 8 l'abbiamo dedicati proprio a Walt Disney World. È stata la scelta giusta, ti dico, perché veramente abbiamo visto tante cose. Tante cose non sono riuscito a vederle perché lì è un mondo enorme, gigantesco, quindi non ti posso sicuramente dire ho visto tutto, perché ti direi una bugia, ma in 8 giorni ho visto tante tante cose. E lì, come ti dicevo prima, di ristorante e tutto, sono rimasto completamente, visto che io ero appunto tutti gli anni sono andato a Disneyland Paris, quindi io conosco bene il parco Disneyland Paris, sono rimasto veramente senza parole anche per tutto quello che riguarda il Magic Band e tutta l'organizzazione di dentro perché poi io avevo trovato un'offerta con avevo il table service, il quick service, il dining plan praticamente, dove al giorno avevo accesso a un ristorante quick service, quindi un quick service, come lo possiamo Classico fast food, chiamare? diciamo. Il classico Sì, fast food, classico fast bravo. food. E poi avevo sempre un credito al giorno per un table service, quindi per un ristorante servito a tavola. E il fatto di prenotarti questi ristoranti, che poi tramite questo Magic Band, questo orologio, potevi fare gli acquisti, potevi prenotarti, andare all'attrazione, entrare con quello, Usare potevi usarlo col per andare nei fast pass, ristoranti, sì. perché hai la prenotazione per il ristorante, sì, posso vederla, gli facevi vedere l'orologio. Cioè, per me è stato questo quello che mi ha sconvolto completamente. E appunto sono stati 8 giorni. Perché tu comunque hai detto prima, da grande conoscitore di Disneyland Paris, ti aspettavi comunque sì, ok, qualcosa di meglio, ma sei rimasto anche tu così, Sì, appunto, rimasto. sbalordito da come riescono a coinvolgere tutti i sensi. E ho visto dalle foto che mi hai mandato, adesso ne facciamo vedere qualcuna, che anche Sì. con il Memory Make vi siete sbizzarriti, perché qua, no, le foto che mi hai mandato con la tua ragazza, adesso tua moglie, ne avete fatto un sacco. Io una cosa che adoro appunto è fare anche queste foto, chiamiamole così, improvvisate in mezzo al parco, perché non è No, un vero meet and greet questo, non sono foto da meet and no. greet. C'è il classico posto tipo questo che è un punto di osservazione dell'albero della vita ad Animal Kingdom. C'è il fotografo che non ti fa una foto, poi ti dice vattene, ti fa tutte le foto che vuoi, mentre quel minutino che sei lì, tu sei in posa, fai un po' lo scemo e È ti fa bellissimo. le foto. Quindi anche questo poi sono ricordi che rimangono, no? È da fare, è da fare assolutamente. Vedi, anch'io sono un grande fan delle foto, vedi dietro di me ci sono sempre un sacco di foto Che poi stampate anche lì, la cosa incredibile è che ti fanno magari 10 foto e dopo un minuto ce l'hai sul cellulare, sempre tramite il Magic Band, sempre tramite, cioè, quindi anche questo è incredibile. Questo, per esempio, è Pandora, avevo appena aperto, l'ho aperto qualche mese prima, la Sì, land di mi ricordo Pandora. che sei riuscito ad andare, che era pochissimo, che era Sì, aperto. sì, Però, sì, sì. se devo. Voglio chiederti una cosa che è sembrato. Pandora, quando l'hanno aperto, c'erano venduta molto. Venduta, diciamo, con il marketing che hanno fatto, e anche questa foto un po' dimostra questa mega bioluminescenza. Come ti è sembrato? Perché a me, sinceramente, è piaciuto. Però forse avevo un'aspettativa troppo alta e quindi alla sera, boh, me lo aspettavo più fluo. Poi invece fluo sì lo è, ma non tantissimo, almeno. Non so, magari tu sei nato che era appena No, aperto, quindi il fluo sì. funzionava No, ancora bene. in effetti no, io forse sono andato invece con l'aspettativa più bassa perché no, io sono rimasto senza parole proprio. È vero che dai video che facevano vedere, sembrava veramente che tu, quando calpestavi il pavimento diventasse proprio tutto fluo. È vero, quello era
marketing non è così. È vero che se tu hai guardato 100.000 video, ti hanno fatto vedere questa land che tu tocchi le piante diventano fluo, non è proprio così. Però no, però sono rimasto senza parole. Mi è piaciuta molto la land di Pandora. Mi è piaciuta l'attrazione che mi ha sconvolto, sconvolto. Fly Passage è qualcosa Sì. di veramente inspiegabile. Sì, inspiegabile, bravo, non la puoi spiegare. Infatti non ci provo neanche a raccontarla perché tanto non capirebbe nessuno, perciò bisogna andarci e farla e basta. Ti do ragione. Quindi avete fatto 2 giorni per ogni parco sostanzialmente, perché quattro, avete 8 giorni, avete fatto più o meno Sì. 2 giorni a parco. E ovviamente ti devo subito chiedere, dammi, non so, i tuoi ricordi indelebili. Tutte queste foto che mi hai mandato sono tutti bellissimi ricordi, però c'è un qualcosa sicuramente, un'emozione, uno spettacolo, un'attrazione, ma anche solo un'emozione stessa che hai provato magari entrando per la prima volta dentro Walt Disney World, che ti Allora, ha fatto dire wow, dovevo venirci prima. tante cose. Beh, allora, dentro Walt Disney World, che sono rimasto. Allora, diciamo, il parco che mi è piaciuto di più, se parliamo di parco, quello che mi ha trasmesso di più. Allora, è sempre il Magic Kingdom, proprio perché sono malato per la passione Disney, perché comunque il Magic Kingdom è quello che si avvicina di più a Disneyland Paris. E quindi se ti posso dire quello che veramente mi ha colpito di più è stato il Magic Kingdom, perché lo trovo curato nei minimi dettagli, tutto, anche i cast member mi sembrano diversi che negli altri parchi, non lo so, mi sembra tutto veramente che ti senti, è un regno magico davvero, dove ti senti un principe davvero, e lì sono rimasto sconvolto dalla cura dei dettagli, dalla pulizia, da tutte le attrazioni che funzionavano alla perfezione. E lì sono rimasto, se devo dirti, la cosa che mi è piaciuta di più di quel parco è stato lo spettacolo Happily Ever After, che per me, cioè, il castello del Magic Kingdom è gigantesco, uno spettacolo del genere, boh, chapeau, senza parole, Guarda, senza parole. hai nominato quel nome, mi è venuta la pelle d'oca solo a La pelle pensarci. d'oca. Però c'è un altro spettacolo che pochi parlano, che a me ha sconvolto, che tra l'altro mi sono addirittura comprato il CD originale quando sono tornato a casa, ed è lo spettacolo di Animal Kingdom, Rivers of Light. Io ti giuro che lì, Che hanno cancellato. lo so, e infatti io non ci posso credere, non ci posso credere Assurdo, davvero, assurdo, non ci assurdo. posso credere. È Io stato uno sono show, è stato uno show rimasto. che ha avuto un parto molto lungo, una gestazione molto lunga, perché si basa su una tecnologia che la Disney si è inventata da zero, come spesso fa, però far muovere in autonomia delle zattere con sopra degli effetti di fiamme, luci e tutto il resto in autonomia su un lago senza scontrarsi, con tutto un coordinamento, è stato talmente difficile che ci ha messo, cioè dovevano aprirlo, non mi ricordo in che anno, hanno posticipato quasi di 9 mesi. La prima, diciamo, proiezione di questo show. È veramente qualcosa che mi ha lasciato anche a me a bocca aperta. E tu hai comprato il CD con le musiche? Io quando sono tornato a casa l'ho acquistato da iTunes, non sapevo, l'ho cercato su iTunes così e c'è proprio la colonna sonora intera, non costa neanche cara, di tutto lo spettacolo Rivers of Light, che mi sembra che sia, la musica è stata registrata da un'orchestra, mi pare a Londra, perché la musica di Rivers of Light fa venire la pelle d'oca. E infatti se ti capita, se provi a cercare su iTunes vedrai che lo trovi. Io l'ho acquistato e ancora adesso a volte ascolto quelle musiche perché quello spettacolo mi ha proprio sconvolto, perché comunque in lontananza hai l'albero della vita che comincia a accendersi, poi comincia a prendere vita tutti gli alberi che sono al fondo di questo lago dove c'è lo spettacolo, comincia a prendere vita la foresta, la natura, perché loro grazie a delle simulazioni fanno vedere tipo gli alberi che si muovono, che è come al passaggio degli elefanti, che in realtà gli alberi sono fermi, ma tramite delle proiezioni cominci a vedere come se la foresta prendesse vita, e poi all'improvviso laser, fontane dove vengono trasmessi le immagini degli animali, cioè incredibile, incredibile. Fontane di fuoco anche ci sono a Fontane un di certo punto. fuoco, è bellissimo, No, poi è bellissimo, molto bello bellissimo. perché c'è questa
arena che hanno ricavato, cioè un'arena naturale, perché comunque hanno modificato un po' le rive di questo lago e hanno creato tutte le sedute, quindi non sei all'interno di un qualcosa di artificiale, sì, ok, è artificiale, però non è, sei dentro un capannone piuttosto che un qualcosa di diverso. Infatti a me piace molto anche, diciamo, il suo pari, chiamiamolo così, degli studios, perché ricrea più o meno la stessa sensazione, anche se appunto è inspiegabile che questo show Animal Kingdom appena, diciamo, appena hanno chiuso i parchi per pandemia, è stato non sospeso, è stato proprio cancellato. Ti ho mandato subito su WhatsApp la notizia. Mi ricordo qualche mese fa, dici: no, ma non è vero, no, non è possibile, l'avranno sospeso. No, Diego, fidati, ho letto bene, l'hanno cancellato. No, non riesco a capire, forse non era visto, seguito come gli altri show, non lo so. Magari stanno preparando ancora qualcosa di ancora meglio, perché sicuramente ormai l'arena ce l'hanno. Sicuramente prepareranno qualcosa, esatto. Hanno l'arena, hanno gli effetti speciali, hanno tutto. Cioè, quindi sicuramente non, Animal Kingdom non rimarrà senza uno spettacolo notturno, è impossibile. Però ci sono rimasto male davvero, perché io ti dico, pensiero di tornare tra qualche anno a Orlando, una delle cose che avrei voluto rivedere e rifare era Rivers of Light. E quindi ci sono rimasto proprio male, se succede. Ti capisco, anch'io a volte dico no. Sì. Per esempio lo spettacolo che c'era sera all'Epcot era molto, molto, molto bello, adesso vedremo il prossimo, che sono quasi addirittura d'arrivo, hanno annunciato. E, però dai, dimmi, a parte queste cose che sono brutte, perché cose che speri di fare ma poi non ci sono più, dimmi qualcosa invece che ti ha lasciato bocca... appunto a bocca aperta ma sazia sul cibo, visto che prima parlavamo di ristoranti, mi ha fatto venire fame, a parte appunto in qualcosa dici no, vabbè, non è possibile, ma anche dal piccolo chioschetto in poi, cioè nel senso non è che devi andare per forza sul mega ristorante, cioè, perché io tento di scrivere ogni tanto che il cibo è una parte importante dell'esperienza, come lo sono i meet and greet, che poi parleremo che di meet and greet se vorrai, però il cibo è qualcosa che sazia anche la bocca, quindi noi italiani siamo più avvezzi anche a questo. Cosa che ti piacerebbe riassaggiare? Ecco, prima abbiamo parlato di show, adesso cosa che ti piacerebbe riassaggiare? Allora, più che cosa mi piacerebbe riassaggiare, perché non ho proprio un piatto che mi ricordo che vorrei rimangiare, riassaggiare, ma più che altro cosa, in che ristorante vorrei riandare, più che il piatto. Perché veramente, come dici tu, i ristoranti sono, se uno va a Orlando, sono esattamente al pari delle attrazioni, fa parte della vacanza, perché ci sono dei ristoranti incredibili, tematizzati in una maniera pazzesca che... veramente sbalorditivi. E sì, se mi chiedi quali sono quelli che mi hanno proprio lasciato qualcosa del cuore, ce ne sono diversi. Tipo a Epcot io sono rimasto innamorato del ristorante che c'è nel padiglione della Germania, Biergarten mi sembra che si chiama il ristorante, mi sembra di sì, Biergarten. Non ci sono mai andato, quindi me lo segno. Segnatelo, perché è fantastico. E questo buffet, praticamente tu entri all'interno di questo ristorante e ti sembra di essere in un piccolo villaggio tedesco, riprodotto alla perfezione, quindi c'è tutte queste casette con il cielo stellato sopra, quindi ti sembra di essere in un villaggio dove ti ritrovi a mangiare hot dog, krauti, proprio tutto il cibo, diciamo, tedesco, tutti i prodotti tipici. Però è proprio incredibile il posto, cioè proprio il ristorante come l'hanno tematizzato. E la stessa cosa ho mangiato a Epcot, che più o meno è fatto uguale, nel padiglione del messicano. Perché anche lì è la stessa cosa, bellissimo. Bellissimo. Il ristorante Biergarten è uguale, quindi se ti è piaciuto quello messicano, vacci poi anche lì, perché è la stessa cosa. Il messicano, entri in questa zona che ti sembra di essere in un villaggio messicano. Sembra un po' il cartone Coco proprio, hai questa mi ricordo questa fontana, tutte queste bancarelle con i sombrero, tutti gli gadget da comprare, e al fondo addirittura un vulcano, una piramide Maya mi pare, e questo ristorante che dà sul fiumiciattolo dove passa l'attrazione, bello, proprio bellissimo. Sì, sì. Quindi è stato un ristorante anch'io.
ho ricordi più belli, anche se sì, il mangiare è buonissimo e tutto, io sono innamorato del teppanedo, quello il giapponese, ma è il mio problema, perché mi piace vedere il cuoco che fa il giocoliere col cibo, però sì, se vogliamo parlare di ristoranti normali, che troviamo, cioè non quelli, ma particolari un pochino, sì, quello messicano mi è piaciuto tantissimo, appunto quello, però tra l'Hacienda, tutti... l'Hacienda Miguel, mi sembra si chiama. Certo, sì, esatto. Tra tutti comunque quello che mi ha lasciato di più nel cuore è il ristorante della Bella e la Bestia. Mi ha proprio, per me è quello, il castello. Sei andato a pranzo o a cena? Sono andato a cena perché 180 giorni prima io ho prenotato la cena. No, io sono andato a pranzo. Io sono andato a pranzo. Ovviamente l'hotel, sì, l'hotel, il ristorante è bellissimo perché è diviso in tre sale. Non so se vuoi descriverlo tu, però sì. Io spiego la differenza. A pranzo il cibo è molto più semplice, ok? È un servizio al tavolo, sì e no. Ci sono poche portate, però vai soprattutto per l'ambientazione. Invece a cena è un vero table service, no? Sì, ma poi la differenza principale, la differenza principale non l'hai detta tu, è quella che a pranzo è un quick service, quindi un fast food, e però la differenza enorme che c'è, perché io l'ho fatto anche il pranzo, il giorno dopo ho fatto il pranzo dentro il castello, la differenza principale enorme è la come si dice, l'emozione che ti trasmette la cena, perché quando tu vai a cena... prima di tutto devi fare la coda per entrare, già solo l'ingresso ti viene il cast member ad aprire, a prendere fuori, ti porta davanti al portone dove di fianco ci sono i due leoni che sono un po' il simbolo anche del castello del cartone della Bella e la Bestia, e ti dicono benvenuti nel castello e ti aprono il portone del castello, quindi è già diverso che il quick service, mi sembra che entri, vai, mangi, fai la fila e poi ordini allo schermo e ti siedi, basta. Esatto, invece lì ti fanno proprio entrare dentro un castello, quindi ti fanno sentire come se tu entrassi a mangiare in un castello, ti aprono questo portone e ci sono queste tre stanze, dove rispetto al pranzo cambiano un po' anche l'atmosfera delle luci, è tutto più magico in pratica, tutto più magico, è un'altra emozione, perché l'ho provato tutti e due, a cena è tutta un'altra cosa. Poi appunto ci sono queste tre sale che riproducono un po' le stanze principali del cartone della Bella Bestia, la stanza principale dove mangi, cioè la stanza più grossa dove ci sono i tavoli per mangiare, e la stanza dove loro ballano, dove Belle e la Bestia ballano, e hanno praticamente riprodotto quasi questa stanza come se fosse grandezza originale, no? Perché sì, questa stanza è enorme, impressionante, sul soffitto ci sono tutti i dipinti come nel cartone. Addirittura al fondo di questa stanza si vede fuori che c'è un paesaggio innevato e sta nevicando, cioè perché nel cartone appunto loro ballano, poi vanno sulla finestra e c'è tutto il regno tutto innevato con la neve che cade, sì, e sì, lì sì. Sono andato fino al fondo del castello e ho visto che se guardavo dalle vetrate c'era questo villaggio con la neve che cadeva, cioè impressionante, quindi... Per me il ristorante preferito. E non è tutto, perché poi c'è la biblioteca che ha anche degli effetti speciali, no? Esatto, e sì, la biblioteca dove c'è l'effetto speciale della rosa, giusto? C'è l'effetto speciale della rosa, quindi praticamente c'è, sì. Come nel film, la rosa dentro questa campana, sì. Che è una specie di... proiezione, retroproiezione, una specie di ologramma all'interno di questa campana, comunque c'è questa proiezione, e ogni volta che cade un petalo viene giù un fulmine da queste finestre che si vedono, dove ci sono i tendaggi strappati come nel film, e c'è il quadro che quando c'è il colpo di fulmine si intravede sia il principe come era prima e poi la bestia. Ci sono queste cose impressionanti che dici, ma come cacchio è possibile? Però, no, incredibile, davvero incredibile. Però, e per chiudere, visto che ormai siamo in fine della nostra chiacchierata, ti chiedo il meet and greet, cioè il meet and greet è quello che un po' sognavi o comunque che ti ha lasciato più così un ricordo più bello. Allora, ho due cose da dire sul meet and greet. Vai. È la domanda che mi hai fatto, che ho sì, il meet and greet, io non avevo mai fatto il meet and greet a Disneyland Paris. Mai, forse quando ero bambino in 20 anni, sì. 20 anni mai fatto meet and greet, no, a Disneyland Paris mai, forse proprio i primi anni quando ero piccolino mio papà mi faceva fare la coda e la foto col personaggio,
però non è una cosa che mi è rimasta, capito? Non è un ricordo per me, perché io andando, mangiando praticamente sempre, cioè soggiornando sempre al Disneyland Hotel, il ristorante Invention, che è il ristorante a buffet che c'è dentro il Disneyland Hotel, lì in un ristorante a buffet con i personaggi Disney, io quando andavo a Disney i personaggi e le foto le facevo sempre in quel ristorante, quindi non avevo mai fatto il meet and greet, quindi è stata un'esperienza nuova per me. E a Disney World il fatto che ci siano tutti questa marea di personaggi, perché ogni parco ne ha veramente una marea di questi personaggi, hanno tutte delle location, una più bella dell'altra, e quindi è stata un'esperienza anche questa, come il ristorante, come i fast pass, come tutto quello che ci siamo detto in questo video, anche questa che rifarei subito perché è pazzesca, anche qua, perché tu ti metti in coda per fare la foto con Paperino, e ti metti in coda per fare la foto con Pippo, ma anche lì te la potresti prenotare. Quindi meet and greet è stato anche questa qua un'esperienza incredibile. Proprio perché c'è tutti i personaggi, perché ci sono anche personaggi rari, quindi perché io ho fatto addirittura anche la serata di Halloween, Tipo. ero al parco quando c'era il party, ecco questa qua è il ristorante messicano con Paperino, no, il meet and greet è stata un'altra di quelle cose che mi ha lasciato bocca aperta, ecco, perché poi io sono malato Disney, sono malato non solamente dei parchi, ma ovviamente anche dei cartoni, perciò fare una foto con Baloo, con Topolino, con Paperino, io sono come un bambino, cioè sono felice come non so cosa. Cioè. Però voglio Sì, aprire una sì, sì. parentesi perché Vai, vai. mi hai fatto questa domanda del meet and greet, e c'è una cosa che voglio dire, che però è una cosa molto personale. Mi hai chiesto appunto del meet and greet. C'è una foto che per me ha un valore praticamente incredibile, perché allora i miei personaggi preferiti da sempre, da quando vado a Disneyland Paris, quindi da sempre, praticamente i miei personaggi preferiti per fare le foto, per il meet and greet, per quello che vuoi, sono Chip e Chop, perché proprio li adoro, ma già dai cartoni animati mi fanno scassare, fanno ridere, fanno. E quando vado a Disneyland Paris, anche lì, cioè, li cerco, magari nel ristorante Invention, cerco di fare la foto con loro, e lì a Disney World, anche lì il mio obiettivo principale era fare la foto con Chip e Chop, e anche mia moglie va pazza per Chip e Per Chop. loro. Tant'è che al parco, bravo, questa foto qua, al parco Hollywood Studios, li abbiamo trovati, abbiamo fatto, ti dico, forse al fotografo ci ha fatto tipo 30 foto, perché io sono scappa, perché io li adoro proprio, Chip e Chop, e quello che è una cosa molto personale, ma talmente li adoriamo, talmente per noi hanno un valore, no? Questi personaggi di Chip e Chop, e poi siamo diventati genitori e abbiamo scoperto, quando mia moglie è rimasta incinta, che eravamo incinta, che lei era incinta di due gemelli omozigoti. E quando erano ancora nella pancia, quindi identici, quando erano ancora nella pancia, noi ci siamo detti, non diciamo, quando avevamo scoperto che erano maschi, abbiamo detto non diciamo a nessuno, né ai nostri genitori, né a nessuno i nomi, perché teniamocelo per noi fino al giorno in cui non sono nati, e chiamiamoli Chip e Chop, perché per noi il fatto che Chip e Chop sono identici, li abbiamo paragonati come se fossero anche loro due gemellini, come i Grandi. nostri, Vabbè. e quindi questa foto ha un valore per me personale enorme, tant'è che mia moglie Wow. se li è perfino tatuati, se li è tatuati. Addirittura, Sì, addirittura, sì, sì. addirittura. Che Sì. agli Hollywood Studios dovrebbero essere nella zona del ristorante, quello del drive-in, come si chiama? Al Sci-Fi, dovrebbero essere lì davanti, mi sembra di ricordare. Sono in Sci-fi, quella zona lì sì, esatto, davanti. Sì, erano lì. sì, 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 sì. Erano No, i lì. meet and greet Sì. sono pazzeschi. Diego, sei stato quest'oretta, è volata, perché quando si parla di queste cose per noi appassionati il Sì, tempo davvero, passato già vola, un'ora, è vero. vola, di conseguenza è stato molto molto bello. Ovviamente ringrazio tutti quelli che sono stati qua con noi, anche se questa è una finta diretta, ma comunque io sicuramente sono stato in chat a chattare con loro. Diego, tu sai che quando vorrai raccontarci un'altra avventura, quando la farai, quando andrai tutti e quattro, Certo. andrete a Disneyland Paris, puoi tranquillamente tornare qua Sì. e raccontarci. Però ti voglio chiedere l'ultimissima cosa, molto molto breve, un Vai. consiglio. Dammi un consiglio, dacci un Vai. consiglio, dacci un consiglio. Un consiglio su Così, cosa? su questo mondo.
visto che tu sei un assiduo frequentatore di parchi Disney, soprattutto ovviamente Disneyland Paris, ma anche sei stato a Allora, un Orlando. consiglio, se dovete andare a Disneyland Paris, magari ci siete già stati, non l'avete mai visto, andate a vedere lo spettacolo, il Buffalo Bill Wild West Show. Io l'ho visto diverse volte e tu l'hai già visto, Davide? No, perché è molto sottovalutato, però tutti me ne parlano bene. Bravo, quindi il mio consiglio che do, perché so che è molto è sopravvalutato e sottovalutato, nel senso che sento tante persone che non ci sono mai state perché magari non lo so, non lo coinvolgi. Il mio consiglio che do, se dovete andare a Disneyland Paris, non guardate il costo dello spettacolo perché non costa poco, ma non guardate minimamente i soldi, proprio pensatelo come se fosse una cosa da non poter fare, quindi dovete farla al 100%, andate a vederlo perché per me è qualcosa di, cioè, secondo me è veramente impressionante l'atmosfera che riescono a riprodurre tutti i cast member Disney. E ci sono dei veri indiani d'America che fanno lo spettacolo, che cavalcano sui cavalli senza sella, ci sono i bisonti, cioè è veramente coinvolgente, è uno spettacolo secondo me di un livello impressionante a livello di spettacoli tipo di Broadway. E quindi se il mio consiglio che do, se non siete mai andati a Disneyland Paris o siete già stati e non l'avete mai visto, andate a vedere il Buffalo Bill Wild West Show. Grande Diego, e con questa Concludo chiudiamo così. qua. Ciao ragazzi, grazie a tutti e noi Ciao ci Davide, vediamo. grazie per l'opportunità. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre con questo format. E poi ricordate che da domani, dal messaggio di questo video, l'indomani trovate l'audio completo sul podcast, su Spotify e tutte le altre piattaforme di podcasting. Ciao Diego, stai qua che noi ci salutiamo dopo la live.